Ultimi giorni senza mascherina a Chieti, poi da lunedì scatta l'obbligo di indossare dispositivi di protezione all'interno del centro cittadino, lo ha annunciato il sindaco Diego Ferrara dopo aver incontrato il prefetto Forgione. L'ordinanza che entrerà in vigore da lunedì 6 dicembre sarà valida presumibilmente anche oltre la fine dello stato di emergenza fissato ad oggi per il 31 di dicembre. Una misura stabilita alla luce dell'aumento dei contagi da coronavirus, più di 140 da inizio novembre. Questo ovviamente preoccupa me, preoccupa la cittadinanza e conseguentemente in linea anche con altre città d'Italia ho adottato questo provvedimento di utilizzare la mascherina anche all'aperto, in tutto il centro urbano. Una manovra sicuramente per salvare più possibile il Natale e le attività che in questi giorni lavoreranno tantissimo, ma anche una manovra per salvaguardare i cittadini. E permettetemi di dire anche a livello psicologico, perché effettivamente siamo tutti provati da questa situazione e questo nuovo balzo in avanti dei contagi che io personalmente non avevo messo in conto o quantomeno pensavo che fosse molto più moderato, mi preoccupa alquanto. Intanto prosegue a ritmo serrato la campagna vaccinale. Nella sola giornata di ieri sono state inoculate 779 dosi. Una specie di record dei giorni e delle settimane precedenti e si va a ritmo serrato. Il problema che si sta cominciando a porre è quello proprio della stanchezza degli operatori. Quindi se mi si permette io invito alla calma, alla cittadinanza, sì ci sono da fare delle file a volte interminabili, ma abbiate pazienza perché stiamo lavorando per voi.